penso che sia una figura importante per l'Italia, soprattutto per i giovani. È un ragazzo che è morto a 15 anni, ma dai grandi valori. E poi penso che, siccome si parla purtroppo troppo spesso anche della gioventù che non funziona, bisogna anche ricordare che invece c'è una grandissima parte della gioventù, non solo che funziona, ma che è brava, che è buona, che è disponibile per gli altri, il cui patrono potrebbe essere Carlo Acutis, no? E quindi in Italia ci sono tante cose belle, dobbiamo valorizzarle. È sicuramente un beato, un santo che vedo che sta già attirando dei giovani qui, cioè, ci sono già delle scolaresche. Ed è importante perché si può vivere, secondo me, con i valori cristiani, anche essendo giovani, anche se magari a volte sembra molto difficile, nei tempi moderni soprattutto, però è una bella figura che va valorizzata, come tanti bravi e bei ragazzi ci sono in Italia. È l'omaggio di Lorenzo Fontana, presidente della Camera, al giovane beato che riposa ad Assisi e che la terza carica dello Stato ha citato lo scorso ottobre nel suo discorso di insediamento. Fontana ha visitato la ritrovata Porta di Francesco e il Museo della Memoria Assisi 1943-1944, fino agli ultimi scavi per la riscoperta dell'antico episcopio. Non è mancato un momento di preghiera sulla tomba di Acutis e il saluto alla tavola rotonda, moderata dal giornalista del Corriere della Sera, Giovanni Bianconi, dal titolo Istituzioni tra legalità e solidarietà, cui hanno preso parte Fausto Cardella, presidente della Fondazione Umbria contro l'usura, Stefania Proietti, sindaco della città di Assisi, e Don Maurizio Patriciello, parroco di Caivano. Grazie a tutti voi il suo saluto che, aiutando l'altro da cristiani che sono esempi eccezionali, seguite l'esempio di Carlo e quello di San Francesco, che sono fondamentali per il futuro della nostra Italia e della nostra civiltà.